gli stati generali di Torino, qui nella sala dei 500 del Lingotto, anche il sindaco di Varese, Attilio Fontana. Sindaco, poco fa abbiamo letto i 12 punti del manifesto del Nord, annunciati da Roberto Maroni, un giudizio subito a caldo. Assolutamente positivo, credo che siano tutti punti necessari per salvare il Nord e per salvare la nostra economia. Noi non possiamo prescindere da alcuno di questi punti. Credo che siano le cose che tutti gli imprenditori pensano, che tutta la gente del Nord pensa, che magari qualcuno non ha coraggio di dire, ma che sono assolutamente necessari. Quindi spero che da oggi parta veramente questo grande messaggio nei confronti di tutte le persone serie di questa terra, per capire che se vogliamo salvarci dobbiamo seguire la Lega e dobbiamo seguire questi principi. Una Lega, sindaco, che sceglie la via della concretezza. In questi 20 anni ormai si doveva fare qualcosa di più per le imprese del Nord? Beh, direi di sì, forse noi siamo stati un po' troppo al seguito di alleati che ci promettevano grandi riforme che poi alla fine non si sono mai concretizzate. Credo di poter dire che oggi Maroni abbia riconosciuto questo fatto e abbia preso in mano lui come segretario della Lega il pallino per cercare di cambiare le cose, per cercare di fare in modo che il Nord possa rimanere o forse ritornare ad essere protagonista, non soltanto in Italia direi, ma in Europa. Il ministro Passera qui sul palco ha annunciato che gli enti spreconi è giusto che vengano commissariati, va fatto in fretta però. Ma vede, io avrei voluto fare una domanda al ministro Passera, che era semplicemente questa. Sono contento che lui abbia detto questa cosa, ma vorrei chiedergli che logica c'è nella risposta che quest'estate il governo di cui lui fa parte ci diede quando chiedemmo che l'ultimo taglio di 500 milioni non venisse applicato in modo lineare, ma venisse applicato tenendo conto dei principi di virtuosità. Il governo disse non se ne parla neanche. Allora voglio dire, bello il principio che lui oggi ha proclamato, spero che poi al momento in cui si dovrà applicare la risposta non sia la stessa di quest'estate, perché sennò vuol dire che ci prende un po' in giro.